L'atmosfera si faceva particolarmente vivace, come quando il jukebox era finito fuori dalla finestra. Ma non potevi semplicemente staccare la spina, aveva commentato con una certa cautela il proprietario del pub, al suo cliente fisso che si era presentato il giorno dopo pieno di vergogna. Sì, aveva messo Andres assassino, sarebbe stata un'alternativa molto più ragionevole. In fondo, quel tipo di incidenti faceva molto comodo al responsabile della reception al pastore, perché fino a quando Andres assassino non faceva come loro, se stesso, servendosi dello stesso sistema, non era facile. Per questo ha deciso di trovare conforto nell'alcol, iniziando a bere già di primo mattino e con maggiore enfasi di prima. Quella soluzione gli era d'aiuto, però richiedeva rifornimenti continui. E la situazione non migliorò di certo quando il pastore e il responsabile della reception cominciarono a procedere felici e sorridenti fianco a fianco. Cosa c'era di tanto allegro? Significava che era soltanto una questione di tempo prima che lui sarebbe finito di nuovo nell'unico posto a cui apparteneva veramente. Allora, cercare di abbreviare quel tormento, accelerare il processo, uccidere il primo idiota felice che gli capitava sotto tiro e marcire in carcere per altri 20-30 anni, esattamente quello che lui aveva deciso di voler evitare. L'unico vantaggio a cui poteva pensare era che quando sarebbe uscito di